Allora, questo è un momento a cui teniamo particolarmente. Decisamente. Perché è il motivo per cui siamo qua questa sera. Io inviterei... È arrivato. Ah, è arrivato, si sta sistemando, si sta facendo bello. Vabbè, pazienza. È il momento di presentare l'associazione La Musica di Angela Onlus. E con noi Franco e Barbara. Barbara e Franco Dell'Anna. Buonasera. Buonasera a tutti. Chi si rivede? Chi meglio di voi? Chi meglio di voi può parlarci della, del vostro progetto, della musica di Angela? Noi sappiamo da cosa nasce, però ci piace sempre sentirlo, perché Angela è qui con noi, è sempre qui con, certo. È sempre con voi, certo. E questa sera è qui con noi. Allora, che dire? Intanto, chi era Angela, o meglio, chi è Angela? Allora, nel disegno di Dio di solito in certi bambini ci sono dei bambini che praticamente diventano degli angeli. Angela è una di loro. Angela è nata purtroppo con una paralisi cerebrale dovuta da un'anossia, cioè una mancanza di ossigeno al cervello, il quale le ha procurato diversi danni cerebrali. Il cordone ombelicale attorno a un piedino ha provocato danni veramente importanti. Per noi mangiare, bere, camminare, sono cose parlare, sono cose talmente ovvie e talmente semplici, per Angela erano veramente impossibili. Angela purtroppo ha vissuto una vita molto, molto difficile, insieme con noi, noi con loro, con lei praticamente, insieme a lei. E la sua vita era praticamente accudirla 24 ore su 24. La nostra vita, soprattutto la sua vita, è stata cadenzata da tanti ricoveri in ospedale, di cui per varie problematiche respiratorie, ossee, renali. Quindi la vita di Angela non era per niente facile, e quando andavamo in ospedale c'erano delle realtà anche più difficili di Angela, e con questo, nonostante le problematiche di Angela, noi ringraziavamo Dio per quello che avevamo, proprio perché c'erano realtà molto, molto più drastiche della nostra e molto più difficili. Ecco perché purtroppo l'11 giugno del 2013 Angela ci ha lasciato. E purtroppo è una cosa che per un genitore non è una cosa semplice, perché Angela è sempre stata il palo della nostra famiglia, perché la sua presenza così silenziosa in realtà ci ha fatto capire e conoscere quanto preziosa sia la vita. Ecco perché abbiamo pensato, io e mio marito, che tutta questa sofferenza non fosse vana. Quindi, con un percorso un po' particolare, che poi vi spiegherà anche mio marito, abbiamo poi deciso di aprire questa associazione, di fondare questa associazione a nome suo, appunto, di Angela, e chiamarla appunto La Musica di Angela. Adesso mio marito vi spiega il perché. Sì, allora, molto brevemente, perché stiamo andando molto tardi sulla serata, quindi bisogna che cerchiamo di accelerare. Comunque volevo dirvi che la Musica di Angela appunto è un progetto che mette in moto un po', come diceva mia moglie, tutta la sofferenza che avevamo accumulato in 10 anni di vita di Angela. E appunto, che non fosse vana, è la parola giusta, perché... siamo diventati un po' serbatoi, no? Quasi per cercare di affrontare il futuro dando speranza ad altre persone. Questa è la nostra idea. Perché la musica? Perché l'ultimo ricovero di Angela appunto, abbiamo conosciuto una ragazza che faceva musicoterapia, quindi era in tirocinio. Abbiamo pensato di poi, quando è mancata Angela, di finanziare il suo progetto, che è durato una 70ina di ore di musicoterapia in pediatria, a contatto con la scuola, e poi si è concluso con un nostro un po' rammarico, perché pensavamo che la cosa continuasse. Poi in realtà abbiamo, quindi, forse è stata quella la molla che ci ha fatto, quella piccola delusione ci ha fatto capire che bisognava fare qualcosa di più. Abbiamo pensato allora di fondare un'associazione che è diventata Onlus nel giro di 2 mesi, quindi una cosa anche molto rapida e quasi... da record, veramente, perché non è facile diventare Onlus. Ora, cosa dire? Noi siamo presenti in ospedale dal 2016 in pediatria, nella divisione emato-oncologica.
quindi una divisione molto difficile dove i bambini purtroppo subiscono, non è tanto la malattia in sé quanto le cure, che molto spesso sono più difficili da affrontare della malattia. E attraverso la musica, che è un canale meraviglioso perché etereo, una cosa che non si tocca, no? E quindi permette il contatto comunque dei cuori, il cuore lo vedete che pulsa sempre, che in qualche modo il contatto dei cuori, che in questo caso è permesso proprio da questo legame musicale. In un ambito in cui la sterilità è fondamentale, voi capite che non c'è altro modo per poter aiutare. Ecco, quindi in questo caso la musicoterapia era proprio ideale per quel tipo di reparto. Noi abbiamo ancora in mente quella mamma che ci ha ringraziato con le lacrime agli occhi, perché la figlia a Padova, non, nell'ambiente dell'ospedale di Padova, non riusciva, non reagiva bene alle cure, e sapendo che a Treviso c'era la musica di Angela e quindi la musicoterapia, ha voluto trasferirla in reparto a Treviso, e le cose sono andate bene, fortunatamente. Io spero, e lo dico, lei ci ha detto, ci avete cambiato la vita, io non ho questa presunzione, però senz'altro abbiamo cercato di aiutarla, questo sì, e questa bambina adesso è guarita, quindi è una bellissima notizia che volevo anche darvi. Sì. Allora, molto rapidamente, altri progetti che stiamo attualmente finanziando sono presso Casa Respiro a Morgano, con ragazzi che hanno disabilità di tipo psichico, il CEO della Scintilla qui a Zero Branco e Mogliano, con ragazzi con varie problematiche, con l'ANFAS, non dimentichiamo che l'anno scorso eravamo qua con loro, che si esibivano proprio davanti, per la prima volta davanti a un pubblico, e capite che per dei ragazzi che con problematiche di vario tipo, andare verso questa direzione, cioè di essere quasi indipendenti, quindi affrontare un pubblico, cosa difficilissima, perché vi assicuro che adesso sono molto emozionato a parlare davanti a voi, e addirittura cantare, esibirsi, per loro è stato veramente il terzo step di un percorso che hanno fatto in 3 anni, grazie alla musica di Angela, quindi questa cosa ci inorgoglisce ulteriormente. Altre cose che stiamo facendo in questo momento, allora, abbiamo avuto da parte del direttore generale Francesco Benazzi, il dottor Francesco Benazzi, la possibilità di, cioè in realtà ci ha proprio aperto le porte lui, di lavorare in geriatria, quindi presto lavoreremo anche in geriatria. È solo una questione logistica per capire come inserire il progetto diciamo nell'apparato di gestione del reparto, e non ultimo stiamo lavorando anche con la casa di riposo di Zero Branco, Santa Maria de Zairo, quindi i progetti cominciano a diventare tanti, e questa cosa onestamente ci fa veramente piacere. Ecco, io mi auguro che voi che siete venuti qui già questa sera, già essere venuti questa sera è già un grande aiuto, perché così venite a conoscenza, e mi auguro che ci aiutate un po' a diffondere questo messaggio di richiesta di aiuto. Ecco, e quello che verrà raccolto questa sera verrà utilizzato totalmente per il proseguo dei progetti fino all'estate. Posso dire anche questo, che il concorso, che ci tengo tanto a dirlo, non è a scopo di lucro. Tutti i soldi che i ragazzi versano per l'iscrizione è per autosostenere la serata, in modo tale da non gravare sulle casse dell'associazione, e quello che viene raccolto questa sera con il pubblico viene utilizzato per i progetti. Ecco. Grazie. Io sono molto legata, lo sapete. Credo che ci sia veramente un modo per farci del bene, e che è quello di fare del bene, perché è come una... è una cassa, è un di risonanza, scusatemi. E penso paragone che, perfetto, direi. E penso che sì, dovremmo interessarci anche di più, c'è chi lo fa già, ma comunque interessarci agli altri, a chi ci sta vicino, perché fare del bene è anche un semplice sorriso, chiedere come stai e prenderci cura di qualcuno, penso che sia un grande gesto di umanità. E capiamo perché stiamo al mondo, anche per fare del bene agli altri. Grazie. Ringraziamo ancora Barbara. La musica di Angela lo fa, e Barbara e Franco dell'Anna lo fanno, e anche voi, essendo qui questa sera con noi. Io voglio solo dire questo e concludo, perché è veramente tardi. Volevo dirvi che c'è la possibilità anche di tesserarsi, quindi
questo può essere anche un piccolo aiuto, perché sono meno di circa 4 centesimi al giorno, quindi capite che non è un grosso sacrificio a livello economico, però a noi ci aiutate tanto e c'è la possibilità di chiedere informazioni dopo, quando uscite. Vi ringrazio ancora. Grazie. E buona serata. Grazie.